Sei pronta Maria? Prontissima! Eccoci, siamo pronti sempre dalla meravigliosa location di Palazzo Ronchelli qui a Castello Cabeaglio per darvi l'appuntamento fra pochissimo per una puntata strepitosa dedicata a un argomento molto importante, e cioè l'allestimento. Allestimento in base al contesto della location di riferimento, quindi seguiteci cliccando qui sotto sulla campanella. Quindi mi raccomando, non perdete questo appuntamento con i nostri percorsi d'amore. Ed eccoci qua Maria, come abbiamo detto precedentemente, per affrontare in questa puntata un argomento molto stimolante e molto interessante, e cioè quello dell'allestimento. Oggi diciamo che l'allestimento non è più tradizionale, legato solo al discorso floreale, il mondo dei fiori, ma spiegaci più quali sono un po' più le tendenze oggi in un allestimento. Sicuramente anche l'allestimento è cambiato nel corso del tempo, infatti ci sono diverse possibilità. La cosa principale, come sempre, è guardare il contesto, quindi del luogo di riferimento, che possa essere una villa o che possa essere un ristorante. Sicuramente una villa offre più possibilità di personalizzazione e quindi si va a lavorare sempre rispettando quello che appunto è il contesto della villa, su quello che desiderano gli sposi e rispettando anche lo stile del matrimonio che assolutamente hanno sì. scelto. Ma parliamo di allestimento e parliamo anche di sicuramente di illuminazione, che fa comunque crea l'atmosfera, crea la scenografia. E anche perché le luci sono spesso la luce è fondamentale. È fondamentale, ma spesso è sottovalutata. Quindi quando comunque si sceglie una location e si inizia a immaginare e visualizzare l'allestimento, bisogna fare sopralluogo e capire quali sono le parti buie eventualmente da illuminare e da valorizzare, sei d'accordo con me? Assolutamente, dare un supporto a livello di luci ovviamente dà sicuramente più magia e più atmosfera, più prestigio, soprattutto se si tratta di un matrimonio che va verso la sera, verso la parte serale. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando consigliamo degli sposi nel fare anche magari uno sforzo, nell'investire un pochino di budget in più, perché l'illuminazione è fondamentale. Attenzione che per illuminazione, credo che anche tu sei d'accordo che ci sia una parte di illuminazione artificiale e naturale, non parliamo per il discorso candele, per il discorso braccieri eccetera eccetera. Sicuramente tutto è in base anche un po' alla scelta e allo stile del matrimonio. Certo, e tu che sei il creativo della situazione sai benissimo che, come dicevamo prima, non è solo centro tavola no. o fiori. Ecco, in questo caso tu hai avuto anche esperienze diverse anche un po' nel corso insomma del tuo percorso di allestimenti anche particolari. Sì, e devo dire che oggigiorno sono sempre più le richieste che arrivano di un allestimento che un po' sia lasci gli ospiti senza parole, perché una volta appunto l'elemento principale era l'addobbo floreale e tutto quello che riguardava il mondo fiori e piante. Oggi sono una parte dell'allestimento, nel senso che a volte ci sono addirittura degli sposi che fanno la richiesta di non avere fiori. Certo. Potrebbe essere tranquillamente una scelta. Quindi cosa si fa? Si deve andare a valorizzare l'allestimento con altri elementi che possono essere accessori, mobili, e non a caso si può fare anche oggigiorno il noleggio di particolari oggettistica. Arredi oggettistica. Si può improntare l'allestimento anche in uno stile molto naturale, quindi avendo proprio a disposizione tutto quello che è legno o comunque materiali molto grezzi, dipende un po', ripetiamolo, dal contesto in cui sì. ci troviamo, perché tutto deve essere in armonia e chiaramente rispettare un ecco, po'. Ecco, diciamo sempre che in entrambi i casi, sia nella scelta di una location che può essere una villa o in un ristorante, dobbiamo tener conto quelle che sono le caratteristiche strutturali, perché
la villa, se si tratta di una villa con dei vincoli o delle strutture che già ci condizionano l'allestimento, dobbiamo adeguarci. Soprattutto attenzione ai costi, perché lo stravolgere o riempire locali, ampi spazi vuoti, comporta un dispendio abbastanza alto. Allo stesso tempo anche col ristorante, se vogliamo usare già l'arredamento, l'allestimento originale, sicuramente ci porta a essere più avanti. Se invece vogliamo stravolgere in questo caso e la proprietà ci dà la possibilità di togliere l'allestimento naturale, anche questo comporta una maggiorazione, in quanto dobbiamo prevedere un disallestimento naturale e un nuovo allestimento. Certo, e poi niente è impossibile, giusto? Assolutamente. Ormai al giorno d'oggi niente è possibile, quindi si può lavorare anche con i tessuti, sì, con delle stoffe, con dei tendaggi, chiaramente si può fare l'impossibile, chiaramente rispettando il budget che la coppia ha a disposizione e chiaramente le restrizioni che eventualmente la location ha, senza stravolgere un po' tutto il contesto. Ecco, ovviamente altra parte importante è sicuramente un collegamento tra i fiori che utilizziamo magari in una cerimonia, soprattutto religiosa, in questo caso in chiesa, o anche in un allestimento di una cerimonia civile, e poi avere, diciamo, la stessa attenzione, una stessa continuità anche poi nell'allestimento che verrà fatto poi dove verrà fatto il banchetto e la cerimonia ufficiale. Certo, come abbiamo sempre detto, tutto deve seguire un filo conduttore, quindi queste decisioni devono essere prese a monte, quando proprio si impronta lo stile del matrimonio e si ripercorre durante appunto tutto il cammino che poi porterà al grande giorno. Non dimentichiamoci, Maria, che come in tutti i vari altri aspetti organizzativi di un matrimonio, il dettaglio è la parte importante, a maggior ragione nell'allestimento non possiamo assolutamente non fare attenzione ai dettagli, che sicuramente faranno la differenza e caratterizzeranno gli eventi che andremo a fare. Nel nostro caso, Claudio, l'improvvisazione non esiste, non conosciamo questa assolutamente, parola, giusto? Assolutamente, non è nel nostro, Maria, vocabolario. Allora, per congedarci da questa puntata, Maria, mi sono permesso di portarti un altro dei nostri messaggi d'amore che ti vorrei leggere. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda. Bellissima. Grazie Claudio. Grazie e a te. Al nostro prossimo appuntamento di Percorsi d'amore.